Siete presenti qui stasera, è stata una serata nata qualche mese fa, qualche settimana fa, un po' sull'onda delle celebrazioni che già c'erano qualche mese fa sul 40° anniversario dell'uccisione di Aldo Moro. Quando questo avvenimento è successo 40 anni fa, io ero un bambino, perché ho 46 anni adesso, quindi insomma, all'epoca era veramente ero piccolo, un bambino. Ho dei ricordi, vaghissimi ricordi, più che altro legati a quegli anni, a quel periodo, le bombe, no, i rapimenti, le stragi, le brigate rosse, cose che adesso sono rimaste veramente dei ricordi che rischiano di essere sepolti da tutto quello che poi nel nostro paese, ma non solo, è successo in questi 40 anni. Ecco, credo che le celebrazioni in genere, in questo caso della figura di Aldo Moro, ma in genere quello che facciamo o anche tutti gli anni, dal 25 aprile al 2 giugno, ce l'avremo fra qualche giorno, lo ripeto spesso anche nei discorsi che facciamo, rimarrebbero sterili se non ci fosse qualcosa di più, ovvero il cercare di utilizzare il ricordo di quello che è successo per comprendere meglio il nostro passato, in questo caso un passato neanche troppo lontano, perché è un passato di qualche decennio fa, per capire e comprendere meglio anche il presente e il nostro futuro. Quindi ben vengano a questo punto queste celebrazioni, perché appunto ci permettono di ricordare, o in qualche caso, e anche questo è importante, non solo ricordare, ma conoscere, perché, ripeto, io ero un bambino, qui c'è gente, ragazzi anche più giovani di me, che questa avvenimento non se lo possono ricordare perché non erano ancora nati, ma c'è tanta gente che l'hanno vissuto sicuramente meglio di me, ma appunto i ricordi si affievoliscono. Quindi ringrazio le persone che mi hanno aiutato, che hanno anzi hanno organizzato questa serata, Lorenzo Bocca, che mi dice che arriverà fra poco impegnato per lavoro, che diciamo da lui abbiamo preso lo spunto, veramente un amico comune, per appunto ospitare qui l'onorevole Dada. Ringrazio Giuliana che si è adoperata in prima persona per realizzare questa serata, insomma, con il suo solito buon cuore, la sua gentilezza, davvero si è anche entusiasmata, posso dire. Vabbè, ci sono argomenti che Esatto, nell'organizzare questa serata, e ovviamente ringrazio l'onorevole Erika Dada, che è qui presente con noi stasera, e il dottor Oliverti. Alberti, scusate, Alberti, che è professore alla LUC di Castellanza, che ci aiuterà a moderare questa serata. Grande giornalista, quindi ringrazio ancora, grazie a voi, e così godiamoci questa serata. Grazie. Silvia giustamente dice che era piccolo, io non ero ancora nato. Moro nel 1978 e fa piacere che ci siano anche dei ragazzi giovani, perché una delle cose che ci siamo detti io e Erika quando abbiamo cominciato a pensare a questa serata è proprio che questa vicenda che compie tra virgolette quest'anno 40 anni, perché appunto era dal 1978 la vicenda che era compie 40 anni, ma è ancora forse da conoscere meglio da parte soprattutto di chi non c'era, perché chi c'era magari si ricorda quegli anni, quei giorni, lo shock di quei momenti del rapimento, dei 55 giorni di prigionia, ma chi è venuto dopo, quella vicenda l'ha vissuta forse solo a spizzichi e bocconi, per quanto ho sentito dire, ma non è ancora forse abbastanza entrata nel patrimonio comune, anche perché ci sono ancora tutta una serie di aspetti da chiarire, e qualcosa cercheremo stasera di chiarire meglio in questa vicenda. Partirei dal contesto. Era il 1978, Moro era stata fino ad allora una figura eminente della storia della nostra Repubblica, era stato già diverse volte Presidente del Consiglio ed era soprattutto coautore di
cominciamo appunto a capire com'era il contesto politico italiano, cioè prima del 16 marzo 1988, il giorno in cui l'Italia si risveglia con queste immagini di questa Fiat con questi poliziotti della scorta morti, con Moro che è stato rapito da... com'era l'Italia di quella, cioè, di quegli anni, come si arriva a quel sistema. Allora, grazie innanzitutto, buonasera, e anch'io ero molto piccola, sono piccola, però questa cosa ci ha segnato in qualche modo, perché le nostre famiglie, perché un po' quel 16 maggio il mondo si è ancora un po' fermato, si è sospeso per 55 giorni sul rapimento di Aldo Moro. Io oggi sento sui social una cosa, perché vorrei leggere una frase che spero che poi il passato ci riconnetta anche il presente. Una frase che alle elezioni politiche del 76, per la prima volta votato in 18 anni, cioè da ragazzi molto giovane, Moro disse: questo paese non si salverà se la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera e se non predarrà un nuovo senso del dovere. Una frase molto, molto attuale dal mio punto di vista, che mondo era quello in cui avviene questo rapimento di Moro? Beh, intanto contestualizziamolo per quanto riguarda la lotta armata. Noi, sono dati tratti dall'Associazione delle vittime del terrorismo si intende di sinistra piuttosto che di destra, stragi, piuttosto che omicidi singoli, dal 69 fino a praticamente al 1982 circa, in Italia abbiamo poco meno di 500 morti e più di 2000. Questo è un dato che bisogna dirlo e raccontarlo, ricordarcelo noi, ricordarlo anche perché chi li ha vissute, che magari più grandi di noi, magari ancora non lo ricorda bene, e nel contempo dirlo ai giovani, perché fu effettivamente un mondo molto diverso dal nostro. Quindi la vita magari continuava, l'Italia cresceva, aveva i suoi problemi, però in qualche modo si poteva anche vivere bene, però eravamo all'interno di un contesto che nessun'altra nazione europea stava vivendo. Io non dico che fosse una guerra civile, ma sicuramente una sorta di guerra all'interno di questo paese la si stava vivendo. Questa era un po' la situazione tra il 69 e l'82, quindi dal primo movimento dei giovani, dei operai, cominciano a svegliarsi nel 1968, fino a quando c'è cioè in qualche modo la chiusura, comunque la discesa lenta e inesorabile e la fine delle Brigate Rosse, che coincidono in qualche modo con il memoriale Moro. Che mondo era? Per capire che mondo era e perché si arriva a quel tragico 16 marzo del 1978, in cui c'è la strage delle scorte di Moro e il rapimento dell'onorevole Moro, bisogna forse capire anche alcuni passaggi che arrivano prima perché il nostro è stato veramente un paese molto ma molto complesso. Che cosa stava facendo in quel momento Moro e perché lo stava facendo? Cerchiamo di essere sintetici, però è importante riuscire a capirlo. Moro, dopo le elezioni del 76, in cui la DC prende ancora i suoi voti, buono, però il PC forse ha raggiunto il migliore risultato, ha fatto poi quello della morte di Berlinguer, però in qualche modo il PC in sé insidia da molto vicino la Democrazia Cristiana. Moro non è un uomo che gestisce il quotidiano e basta. Moro è un uomo di grandi vedute, di una grande visione, un uomo che nella DC, che ha molte correnti, però correnti ideali, immaginate i partiti con le correnti di oggi, un'altra cosa, ma correnti che hanno una loro
pur con tutti i contrasti, ma una loro idealità, morto pur con una corrente molto ridotta numericamente, 4-5%, una cosa di questo tipo, è però un uomo che è, come possiamo dire, che domina la Cina dal 48, quando lui viene eletto nell'assemblea costituente, farà poi parte della commissione dei 75 che di fatto redigono la Costituzione, è un po' il dominus del periodo che arriva fino al 78. Scusate se vi introduco due cose, poi sarà magari un dibattito interessante capirle. Nel 1941, quando Moro, giovane, già laureato, giovane assistente, insomma, fa la prima la sua lezione nel primo momento del 41, fa la prima sua lezione all'università, quindi immagino anche la grande emozione, forse davanti dei ragazzi che erano praticamente poco più giovani di lui, ma di molto poco, dirà la persona prima di tutto. Nel senso che Moro, pur non avendo mai affrontato i temi da un punto di vista di una sistemazione di tipo filosofico, Moro ha un imprinting molto marcato che fece valere nella Costituzione. E qual era questo imprinting? La persona viene prima di tutto. Lo statuto albertino concedeva ai sudditi dei diritti. Nella Costituzione, di chi redasse la Costituzione c'è stato un grande dibattito. Moro fu uno dei protagonisti, si scontrò con un comunista di quelli di grande peso, ma in realtà poi ebbe tutti gli altri dalla sua parte, perché Moro sosteneva questa posizione. Cioè la persona viene prima di tutto e lo Stato non concede i diritti. Lo Stato riconosce che la persona ha dei propri diritti prima ancora che lo Stato. Cioè lo Stato glieli riconosce perché gli ha il diritto alla libertà, il diritto alla vita, il diritto alla libera opinione. E calcolate che quando Moro dice la persona prima di tutto nel 41, sui muri del nostro paese c'è scritto vietato pensare, firmato Benito Mussolini. E Benito Mussolini ha due grandi, carcerati nel carcere di Tui, Pertini e Gramsci, manda a dire bisogna scrivere quel cervello. Quindi questa affermazione di Moro nel 41 è già un progetto politico. E Moro su questo progetto politico andrà avanti perché lui sarà consapevole che nell'Italia che si costruisce dopo la liberazione e anche nell'Europa c'è ancora molto fascismo, c'è ancora, qui si traduce ovviamente in una forma di conservatorismo, c'è bisogno di costruire un'Italia e un'Europa che siano adeguati ai bisogni del popolo e del cittadino che sta crescendo. C'è una società italiana che è semi-analfabeta, per quello lui punterà molto anche sull'educazione attraverso la RAI, attraverso la televisione, lo sapete, il maestro, poi c'è una dedica, il maestro Masi, c'è una dedica sul maestro Masi, che poi magari vi racconterò, ma è molto, molto carino. Perché quando gli andarono a dire trovavamo finalmente il maestro, andarono a Moro, gli abbiamo trovato il maestro però ha un problema, ha un difetto. Moro si è spaventato perché sapete in quel momento tornavano lì, riuscivano a avere un difetto che io, in Rai c'era un problema. A un certo punto chiede ai suoi assessori qual è questo difetto, e questi passano a destra e dicono il maestro Masi è comunista. Lui dice, guardate, voglio dire, ho fatto tutta questa strada per arrivare qua, quello che a me interessa che il maestro Masi faccia, insegni e in qualche modo, e se è comunista, io sono democristiana, il problema non si pone. Tanto è vero che il problema dell'educazione, il problema della scuola, nel 63 con il primo centro-sinistra Moro sarà quello che vorrà voi sapete che la divisa tra scuola media e la scuola d'avviamento, vorrà l'unificazione della scuola media e quindi imporrà questo indirizzo insieme ai socialisti. Quindi Moro ha una concezione del mondo che gli aliena le simpatie di quelli che sono, di quella che è la parte più conservatrice, chiamiamola così, del nostro paese. Nella parte conservatrice del nostro paese ovviamente dobbiamo mettere per esempio
Moro è il presidente del Consiglio nel 63 del primo governo di centro-sinistra con i socialisti da lui voluto, fortemente osteggiato invece da un presidente come Segni, il quale era legato alle grandi aree, era un uomo che era conservatore di per sé. E fu il periodo in cui vi fu anche il cosiddetto colpo di Stato, che si riuscì a sventare, del generale De Lorenzo, il cosiddetto colpo di Stato del piano Sulu, solo perché soltanto i carabinieri avrebbero preso parte. Io ho un'ammirazione sterminata per l'arma, loro mi vogliono molto bene, però in quel momento l'arma era ancora molto segnata dal suo passato, quindi questo generale De Lorenzo tenta un'operazione in cui Moro avrebbe dovuto essere in qualche modo questa è la figura che ne è, cioè perché poi Moro guiderà nei vari passaggi, il primo governo di centro-sinistra, altri tentativi di arrivare altri tentativi, voi sapete qual è il proporzionale a loro i governi che abbiamo abbastanza velocemente, quindi sarà presidente del Consiglio di un'Italia che in qualche modo riesce a uscire dalla morsa della conservazione e a crescere, sono i grandi periodi dell'innovazione, sono i periodi dello statuto dei lavoratori, insomma, in qualche modo favorisce questa crescita. Però ad un certo punto si rende conto di una cosa, se ne rende conto a partire, noi datiamo dal 76, ma insomma Moro probabilmente ci stava ragionando da molto tempo. Qual è il problema che lo colpisce in maniera molto forte? Lui vuole in qualche modo sia rafforzare la nostra democrazia, il che non è complicato rafforzare la democrazia, ma anche allargarla. L'allargamento della democrazia sono un po' complicati, per cui lo ragiona in questi termini. Cioè non può esistere un paese, cioè non può essere normale, diciamo così, un paese in cui un partito governa sempre e un altro partito sta sempre, in quel caso la Democrazia Cristiana, e un altro partito sta sempre forte, sta sempre all'opposizione. Non è normale. Cioè, pensate che siamo nel 76, mettiamoci, abbiamo pensato un po' prima. Ma siamo nel pieno di quel periodo che vi ho detto, di questo movimento delle persone, di quella rivendicazione di diritti. Lasciate stare il fatto che poi lui ragionerà molto sul perché, anche con i suoi carceri, sul perché ragazzi giovani arriveranno a pensare che la lotta armata e prendere le armi sia un modo per rispondere ai bisogni che la gente esprime in quel momento. Però c'è tutto un mondo in evoluzione che chiede di cambiare. E quindi lui dice, cioè, per cambiare noi in qualche modo dobbiamo modificare lo status quo. Anche perché si rende conto che governando così a lungo, per tanti anni, per decenni, che cosa succede? Che anche i partiti, il partito soprattutto che governa, tendono a ingrigirsi, a restringersi, a governare per avere il potere. Non per esercitare potere, per poter fare le cose dagli altri, ma in qualche modo ad essere più attaccati al potere che a rispondere ai bisogni della società che stava cambiando. Naturalmente, come cambiava tutto il mondo, cambiava anche l'Italia. Però stava cambiando con questa grande preoccupazione. Quindi quando ci sarà la strage, la prima strage di Brescia, le prime bombe che vengono messe, Moro sarà uno di quelli più preoccupati anche per se stesso, tanto è vero che la moglie gli chiede di lasciare la politica e non sarà quanto un potere. E Moro sarà oltremodo preoccupato, quindi pensa, qui vedete il pensiero lungo che oggi non troviamo da nessuna parte, cioè pensa che se noi riusciamo a fare un'operazione di questo genere e riusciamo a otteniamo due cose, rafforziamo la democrazia, i partiti si devono rinnovare, stacchiamo il Partito Comunista dall'Unione Sovietica, anche questo è un altro obiettivo, guarda che Moro non era figlio comunista, cioè rimaneva un credente che aveva messo tutte le mattine, che aveva le sue idee, ma che sapeva anche, era un grande statista, sapeva ragionare, e quindi dice io ottengo questo risultato, tanto che il mio partito si deve dare una svegliata, si deve in qualche modo rigenerare, usiamo questo termine. Il Partito Comunista
in qualche modo cerchiamo di portarlo dalla nostra parte e di staccarlo dal movimento più sovietico, portandolo in Europa il più possibile, ovviamente incontro un grande interlocutore, Enrico Berlinguer, e in questo modo costruiamo non quello che poi è stato chiamato controverso storico, secondo me è un termine infelice, ma costruiamo quello che deve essere oggi noi definiamo una democrazia democratica. Oggi, non io, insomma, le cittadini scegliano tra governare qualcuno altro. Se faccio bene, tra governare ancora bene, ma lo decidono i cittadini, non lo decide un sistema bloccato. Quindi capite che ha in, questo, che ha in questa visione una grande intuizione. Tanto è vero che poi magari lo farò, ma capiremo perché Moro è oggi attuale, perché poi in realtà lui dirà se non accade questo succederà una certa serie di cose che possono succedere e ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Questo è un po' il... però che cosa accade? Poi accade che non è che sono d'accordo con lui, non sono d'accordo con lui ovviamente le forze della conservazione, non è d'accordo con lui in America, lui andrà in America, noi abbiamo la testimonianza non soltanto della moglie di Moro, Eleonora Chiamarelli, ma anche del suo assistente di operazioni, quando andrà in America e non parteciperà alla conferenza stampa che verrà fatta, comunque un signore molto importante in America, si chiama Henry Kissinger, a un certo punto dirà: Presidente, ascolti, guardi che lei questo processo che sta mettendo in atto vede di fermarlo perché altrimenti la fai in grado. Questo è stato, siccome lo dice Henry Kissinger, non lo sta dicendo Kissinger perché è la famiglia di Kissinger che è entrata nella famiglia di Moro, lo sta dicendo in America. Questo processo non va bene neanche all'Unione Sovietica, perché se no l'Unione Sovietica, se il Partito Comunista entra in quest'ottica, deve giustificare troppo, deve giustificare che era una di Praga, deve giustificare tutta una serie di cose, soprattutto deve fare i conti con un regime di guerra che non accetta la teoria del doppio forno. Che cosa la teoria del doppio forno? Vabbè, tu vai avanti a dire che poi la democrazia, il socialismo, la via democratica e socialismo, però sotto banco, intanto che loro costruiscono canali, parte all'inizio, le brigate rosse, quelle di Curcio e Franceschini, cioè quelle che brigate rosse, quelle che sono rimaste, cioè, che erano, derivavano da una costa della sinistra che in qualche modo credeva che il Partito Comunista avesse tradito la come possiamo dire dalla nel 1945 non avesse fatto quella rivoluzione sociale che loro si aspettavano insieme alla caduta del regime. Quindi la resistenza era stata in qualche modo tradita. Quindi c'erano tutto un insieme di forze e di movimenti, quindi anche di gruppi, movimenti, situazioni particolari che non vedevano bene questa situazione. Tanto è vero che voi credo sappiate tutti. Nel 73 a Sofia, Berlinguer a Budapest cerca di uscire. Non riesco a tornare nell'automobile con una macchina sul viale, dove non c'è nessuno, non c'è un altro, non c'è una casa, non c'è niente. Ad un certo punto spunta un camion che gli va addosso in maniera proprio diretta. Si scontrano. Muore l'artista, muore anche l'interprete. Non ha neanche potuto finire l'incidente che sbuca l'ambulanza, era lì, non so come mai era lì, perché in questa storia di Moro e Marco Mai c'è sempre qualcuno che sbuca l'ambulanza, si ferma e quindi dice che Moro non si era fatto molto male, insomma si era fatto un po' male, ma niente di grave. E lo vogliono portare in ospedale, perché beh, si blocca in ospedale, dice che non ci vado, in ospedale della Buda, questo non ci torna a casa più, in ospedale non ci vado, fa chiamare il ministro degli esteri italiano, si chiamava Aldo, no? Il quale gli manda l'aereo di Stato a prenderlo, se lo porta a casa. Ora, questo è il quadro in cui quei due uomini, quella che
quell'Italia che ci hai descritto, che cosa succede poi in quei 55 mesi? Come l'Italia reagisce? Cosa succede in quel periodo? E poi anche, soprattutto, cerchiamo di capire chi ha materialmente eseguito quella. Come dice un caro amico, io sono componente della Commissione Moro, Angelo Grassi, anche le Brigate Rosse hanno ucciso Moro, che non vuol dire, non vuol dire che stiamo togliendo responsabilità alle Brigate Rosse, no, non è questo. Vuol dire che anzi hanno ancora maggiore responsabilità, perché in realtà hanno lasciato che il tutto fosse gestito poi anche da, insieme a loro, anche da altri, no? Beh, in quel momento la situazione è molto particolare. Perché? Perché dalla giornata di Epifani fino al ritrovamento del corpo di Moro, qui ci sono 5 giorni, succede di tutto, potrebbe stare qua 15 giorni a sviscerare punto per punto, ma dobbiamo andare evidentemente personificati, perché è davvero. La commissione Moro che cosa ha voluto fare? Allora, il caso Moro, diciamo così, l'affare Moro, come si lascia. Il caso Moro è praticamente contenuto in 8 processi, in una commissione di inchiesta in 2 commissioni di inchiesta sulle mafie e sugli stragi, e in 2 commissioni di inchiesta sul tradimento del Aldo Moro, una fatta nel 79. E la seconda nostra, dal 2014 al 2018. Comunque abbiamo chiuso una relazione non definitiva a dicembre del 2017. Noi abbiamo cercato di fare, di evitare, voi sapete che la dietrologia, ci sono quelli che dicono ma ce la sappiamo tutta la verità, gli altri che dicono no, ma però sono tante cose, la dietrologia, non questo, ma quello. Allora abbiamo cercato innanzitutto di partire dai fatti, cioè dei fatti che non erano chiari, cercando di sviscerarli senza metterci dentro quello che non era. Ovviamente siamo stati coadiuvati da magistrati, da forza dell'ordine, da ES, che è stato determinante per noi giuristi, da Davide, che è stato ovviamente determinante perché ha in mano degli strumenti di indagine che allora non erano, fino a pochi anni fa non erano nemmeno immaginabili, ma non sono stati veramente molto importanti. Cerchiamo di capire, vi riassumo soltanto il finale, ma perché quello che abbiamo capito è che ad un certo punto in questo paese che cosa si è fatto? Si è cercato di costruire una verità che andasse bene un po' per tutti, una verità di poco, diciamo così, una cosa costruita sul memoriale, non si faranno, non si dissociano, a partire che insieme i servizi segreti viene un po' esteso. Si costruisce una verità di comodo, gli italiani stanno tranquilli, le Brigate Rosse ad un certo punto vanno morendo per una serie di ragioni e agli italiani rimane quella cosa qui, da quella non è la verità. E allora, al di là che Moro, secondo me, è ancora estremamente importante, il suo pensiero e il fatto che abbia previsto quello che poi è successo dagli anni 90 in poi, perché in realtà poi previsto anche quello che sarebbe accaduto ed è accaduto, ma al di là di questo io credo che l'altro modo che risolviamo. Anticipo solo una cosa perché a me fa un male terribile, perché anch'io ragazzina, qual è l'immagine che ho in mente del 9, poi torniamo al 16 maggio, ma del 9 maggio 78 qual è l'immagine? Renovo, Amaranto, che si apre, il portellone, lo scorpore uomo, tra l'altro anche altro muore, tra l'altro 78 intanto adesso si scrive. Comunque messo dentro in quella posizione naturale, una cosa che fa male al cuore, che tra l'altro non è la verità, perché è andata così, ma insomma, che cosa ci abbiamo detto i brigatisti? Siamo andati, abbiamo messo dentro lì, abbiamo buttato sotto la coperta, abbiamo sparato, che va in no? Scusate il termine un po' banale, è andata così, e non è andata così, Moro ha impiegato qualcosa come 45 minuti per noi. Malgrado tanti colpi, ma non mortali, non mortali, Moro impiegò 45 minuti per sé, 900 minuti, quindi quasi un litro di sangue. Non mi chiedo neanche il colpo di grazia. E questo è
sangue alto sulla parte della, della, della giacca di Moro, e hanno stabilito, non so se sono 45 o 40, ma questo periodo è il tempo in cui questo povero uomo ha impiegato la mia. Voi capite che 40 minuti di agonia, senza neanche colpo di grazia. Adesso il colpo di grazia è terribile da dire, ma sono 40 minuti così. Questo però ci dice una cosa, tornando alla lucidità, che il memoriale è falso. Ma il memoriale è falso su tutto, perché poi quando circa le 8 qualcosa di mattina del 16 marzo del 1978 Moro esce da casa sua via del Trionfale per recarsi a messa, perché tutte le mattine si recava a messa, tra l'altro doveva portarsi un nipotino che ha adorato, un nipotino Luca. Non so quale padre eterno aveva messo la mano sulla testa a Maria Fida Moro, ma quel giorno Maria Fida Moro era malata, quindi lui torniva una settimana dai nonni, quella mattina viene, va a casa dei genitori e dice no, papà, non lo portare. Perché già nei giorni precedenti Moro aveva visto il capo della polizia e aveva detto che c'erano stati nei 15 giorni precedenti una serie di segnali in cui vuoi che si dicesse che sarebbe accaduto un fatto grande, vuoi che si cominciasse a dire guardate state attenti a Moro, rafforzate la scorta, perché infatti il capo scorta aveva chiesto quantomeno una macchina blindata, che non arrivava mai una macchina blindata. Capite che Moro era presidente della DC, stava costruendo quel progetto, quel giorno voteranno poi il governo Andreotti e il PC, ma Moro era in procedura di diventare Presidente della Repubblica. Partito, quando verrà eletto, poi successivamente dirà io sono eletto, ma non posso che si sia presentato Moro. Quindi stiamo parlando di un personaggio che un paio di giorni prima aveva chiamato casa sua, cioè, aveva creato nel suo studio, capo della polizia e quant'altri, a cui aveva espresso qualche preoccupazione, anche perché aveva il ponte della scorta, quindi insomma aveva espresso qualche preoccupazione, ma nessuno, le preoccupazioni non ci sono state. Lui esce, va a messa, in una chiesa in cui doveva andare, e qui comincia a esserci qualche cosa che non funziona. Perché, a differenza di adesso che abbiamo il cellulare, ma in buona sostanza, una volta il responsabile di quello che era il responsabile che si occupava delle scorte di personaggi eccellenti determinava lui qual era il percorso che la persona doveva fare per andare da una certa parte, quindi. E determinava lui dava l'ordine, poi tutti erano sottoposti, e quel giorno Moro non doveva passare per via Fanti. Invece arriva la comunicazione tra lo scorta con Leonardo che deve passare attraverso via Fanti. E quindi voi dite, bene, andiamo a vedere chi deve passare a fare. E poi, non si sa perché è scomparsa, ma come dire, il foglio, la carta stampata, la quale si dice, l'ordine di sorpresa, la quale si dice, guardate che io stabilisco che non avevamo oggi di passare la via Paglia, non la via di scomparlo. Non c'è, e già è il primo problema. Altro problema, le Brigate Rosse ci dicono che noi in Via Fani, no, noi in Via Fani ad andare, prima dicono che siamo andati in 4, poi siamo andati in 6, poi siamo andati in 9. Il problema è che noi non abbiamo fatto dietrologia, abbiamo chiesto a Rosse, andiamo sul nuovo Via Fani, mettiamo in atto tutte le pratiche, sapete che ormai li vedete anche ai telefilm americani, ma che il nostro Rosse è in grado di fare fare in qualche modo tutti gli esperimenti per cui determina le traiettorie, i colpi, come sono sparati e quant'altro, e lì troviamo che questa cosa non funziona. Intanto io faccio tutta la battuta, c'erano tutti i fatti. Guardate, c'erano tutti. Anche i legalisti, però c'erano tutti. Franceschini su questa cosa dice, ma grande potenza di fuoco, ma veramente noi avevamo delle armi che sparavano male, si inceppavano. Qui, tant'è vero che l'arma di nuovo ci si inceppa, non si arrabbia, parlando fa un'altra roba, però questi signori riescono a sparare 93 colpi
canale della scorta di Lippo a dare prima una sventagliata di mitra alla macchina, a una delle macchine, a dare due colpi mortali a Leonardi, che si è girato per coprire il corpo di Moro, quindi un uomo, quest'uomo che ha pensato non alla propria vita ma alla vita di chi doveva salvare, un altro colpo, altri colpi a un altro uomo della scorta di Moro, poi ancora una sventagliata di mitra alla macchina di Moro, qualche sparo, tutti i passaggi, la macchina viene bloccata. Moro stava guardando una tesi di laurea. Va bene, quindi una potenza di fuoco enorme. Moro non viene neanche sfiorato, al punto che nella macchina le fotografie fanno vedere che c'è un triangolo, cioè è pulito, nel senso che Moro non fa un graffio. Non gli fanno un graffio. E sembra abbastanza strano. Per fare un'operazione di questo genere, tra l'altro il Resti dice che in realtà il memoriale, quello di Morucci, lo stesso Moretti, nelle sue dichiarazioni, poi Moretti cambia versioni a seconda di dalla sua convenienza. Una volta che va in tribunale, andava in tribunale, ma ancora oggi perché fuori, sono tutti fuori. Franceschini e Curcio non hanno ammazzato nessuno, sono stati più anni di quelli che hanno ammazzato Moro e decine di altre persone. Questo qua si è messo. Sono tutti fuori, sono anche molto arroganti, sono personaggi anche delle buone pizze. Quel giorno in via Fanni, di sicuro sappiamo che oltre a avere, per fare un'operazione di questo genere, si sono calcolati ci vogliono almeno 20 persone. Quel giorno in via Fanni ci sono due motociclette per prima onda. Chi ha utilizzato il mitra, quindi una persona molto esperta, persone che non hanno parlato ma che sono state date, perché poi qualche testimone c'era, si sente un attum, attum. Attenzione, attenzione alla tedesca. Quindi c'è la presenza, poi si dimostra, c'è la presenza delle brigate, diciamo, dei brigatisti tedeschi. In via Fanni deve andare a pranzo alle 12 qualcosa, però alle 9.20 è presente un uomo della decima massa, che poi diventerà anche un politico sottosegretario di Stato, il quale va dal suo ospite, che guida alle 10.20, alle 12.20, alle 12.30, alle 9.20, cioè in anticipo. In via Fanni troviamo Mirta, detto due nasi, che utilizzava la carabina da Camozze, Mirta Santa Paola, detto due nasi, appartenente all'Andrangheta calabrese. Notate che il più giovane dei uomini della scorta di Moro capita per caso quella mattina. Sapete perché capita? Perché la persona che lui sostituisce è dello stesso paese di Mirta, dei nasi, e gli viene praticamente detto: se domani stai a casa è meglio. Lui chiede permesso, sta a casa, ma questo ragazzo di 22 anni che verrà ucciso se sarà la scorta di Moro. Quindi in pratica si riesce a fare questa cosa anche perché le foto sono abbastanza emblematiche. Lì c'è proprio c'è un bar, il cosiddetto bar di Vetti, che è un autentico crogiuolo di mondi. Il bar di Vetti, e il bar di Vetti è semichiuso e doveva esserlo perché i brigadisti vestiti da Viesa, cioè, tutti quelli che dovevano attaccare le auto di Moro che stavano arrivando, in qualche modo erano nascoste dietro le sedie del bar di Vetti. Nel bar di Vetti si incontravano praticamente di tutto: Banda della Magliana, Tano Badalamenti, il 9 maggio viene ucciso anche perché non basta, Tano Badalamenti, gente della RAF, delle Brigate Rosse, dell'Andrangheta, di tutto di più. Compravano armi a un prezzo molto basso e le rivendevano alle varie organizzazioni criminali a prezzi altissimi. Il bar di Vetti era una sorta di crogiuolo della malavita enorme, ma d'altra parte è stato funzionale a che l'operazione di Via Fanni potesse in qualche modo riuscire. Ecco perché
diciamo, c'erano anni le Brigate Rosse, nel senso che avevano la loro beata responsabilità, le Brigate Rosse di Moretti, avevano la loro beata responsabilità e hanno anche un'altra responsabilità, perché in realtà le Brigate Rosse non avrebbero potuto uccidere la scorta, è Moretti. E perché decidono che comunque si fa l'operazione in maniera diversa da quella che è decisa? Si deve aprire il moro, ma non c'è bisogno di ammazzare la scorta. Si poteva fare, per esempio, si poteva fare tranquillamente quando usciva qui di chiesa, perché in realtà poi due carabinieri entrano, tre della polizia stavano. Si poteva fare senza spargimento di sangue, non l'hanno fatto, hanno deciso di fare questa operazione, quindi mandano un segnale molto forte. Questo è gli affanni. Se vuoi fare qualche domanda poi su quello che succede dopo al ministero, sì, direi che questa è la situazione che accade. Perché poi cominciano questi 55 giorni di prigionia che sono caratterizzati da un grande dibattito sulla come gestire le relazioni con il rapito. Sono caratterizzati dalle lettere di Moro nella prigionia. C'è in questi 55 giorni si verificano, poi ci sono gli interrogatori, il processo, tra virgolette, che viene fatto, che poi porta tutto reale. C'è tutto un, cioè succedono tante cose che portano poi alla morte di Moro e anche, diciamo, il dibattito politico in quei 55 giorni crea, cioè, si scalda e si anima proprio anche sul tema di questa vicenda e di come si sarebbe dovuta approcciare la politica nei confronti della Brigata Rossa. Sì, la prima nota di colore, non voglio dire, ma ovviamente è una nota di colore, tra virgolette, a metà mattina del 16 maggio 78, poco dopo della scorta del rapimento di Aldo Moro, Andreotti a Rai 1 rilascia a Ticino sulla pagliata di operazione dicendo che il governo non impegna a nessuno. È un falso, non che Andreotti abbia detto, perché ci sono le registrazioni, è un falso del governo, si sia riunito, non c'è stata nessuna riunione del governo, no, del governo, non c'è nessuna riunione del governo, quindi non c'è più nessuna decisione dal governo. Tra l'altro questo è anche abbastanza, introduce anche un elemento molto particolare. Io ho chiesto a un mio, ho chiesto alla Gente Rossi. Gente Rossi era un nostro senatore, sindaco di Bucco, tante volte era senatore, io gli ho chiesto, scusa, ma perché non avete fatto quello che facciamo noi normalmente quando c'è un problema, anche se è attiva, fai un'interpellanza e il governo di venire a riferire sul problema. A Livia viene a riferire in perché cosa sta succedendo, ma non viene fatta nessuna interpellanza. Cioè, veramente guarda, il Parlamento scompare. Non c'è, il Parlamento non chiede niente. Lui mi ha detto che non ci sono. Io ho la sensazione, avendo vissuto 5 anni, sapendo come vanno le cose nei partiti di maggioranza, gli hanno detto provate di soltanto a fare un'interpellanza. Lasciate stare, magari anche in buona fede, cioè, stare perché le cose sono complicate. Tanto che io questa unità di crisi del ministero dell'interno, di 40 persone. Di queste 40 persone, 39 forse piano apparterranno la P2. L'unica che non apparterà la P2 si diventerà la sostituita dalla parte di P2. Dentro ci saranno anche, poi si scoprirà, ci sono un esponente del partito, e verrà a dare una mano in esperto di psicanalisi, quello che volete, Steve Pizzanik, che dall'America, ha richiamato per dare una mano, il quale in buona sostanza ammette, lui lo dice che si tratta di salvare lo Stato e per salvare lo Stato ce l'hanno. Il problema qual è? Moro scriverà circa, scriverà parecchie lettere dal carcere, scriverà un memoriale perché viene interrogato dalle Brigate Rosse.
fosse e quant'altro, che qui ci sarà tutto uno storico, magari abbiamo toccato, quindi andiamo magari velocemente, vediamo se possiamo toccare anche questi punti. Di fatto la posizione, incomincia la posizione della trattativa sì, trattativa. Una posizione che per alcune parti è già stata presa. Lo Stato non può scendere a compromessi con le vite rosse. Il Partito Comunista sostiene in maniera forte contro la trattativa. Il Partito Socialista in quel momento poi sostiene invece per un'apertura, magari un tentativo di operare questa trattativa. Perché tra l'altro noi sappiamo che i brigatisti in realtà non avevano intenzione di uccidere, cioè l'intenzione di uccidere Moro non c'è al momento della prima, non c'è l'intenzione di uccidere Moro, almeno per una parte dei brigatisti che hanno fatto l'operazione della colonna romana, non c'era l'intenzione di uccidere Moro. Però è una falsa prospettiva, perché sotto banco qualcosa si muove. La vera trattativa la fa il Vaticano. Il Vaticano raccoglie qualcosa, anzi, Paolo VI, ricordate che Paolo VI è il maestro di Moro, nella fuce è stato l'uomo che ha guidato e ha tenuto Moro sotto, considerava Moro da giovane un personaggio da far crescere, erano molto amici Paolo VI, allora, Montini, e poi diventato Papa Paolo VI e Aldo Moro, erano molto amici. Proprio rispetto a questa concezione della, della persona, del valore della vita, che ricorda molto Muniema, Ritenta, come filosofi, insomma, c'è dietro un pensiero, dietro molto profondo, dietro a queste concezioni, che Moro poi traduce nel linguaggio giuridico, perché è un giurista, non è un filosofo, e sono molto amici. Quindi Paolo VI tenterà quest'opera di mediazione, quest'opera di trattativa. Anche il Partito Comunista, che di fatto considera politicamente morto Moro, se si può dire la fattina, però è chiaro che è l'alter ego di Cossiga. Sono due figure, Cossiga e Picchioli, no? Cossiga tra l'altro è allievo di Moro, Dicono in una riunione privata, Picchioli gli dice, ascoltate, noi non sappiamo niente. Se volete farlo, fatelo, però se lo fate non sorride. Sì, sappiamo, diciamo, l'importante è che non venga fuori niente. Paolo VI tenterà questa operazione, raccoglieranno 10 miliardi di lire, ma ad un certo punto arriva, non sappiamo perché, Don Guglioni, il cappellano di tutte le case, poi racconterò anche un altro particolare, quando parleremo della morte di Moro, Don Guglioni vedrà i soldi, vedrà il Papa scrivere la missiva, e nella missiva che il Papa cerca di scrivere per rivolgersi alle Brigate Rosse, non c'è, voi sapete che dice fratelli delle Brigate Rosse, liberate l'uomo, buono, giusto, senza condizione. Quel senza condizione nella prima redazione non c'è, perché senza condizioni chiude le trattative e fu andato il Papa, perché dicendo togliete. Tant'è vero che dal carcere nostro, quando legge, cioè quando sente questa cosa, capisce che per cui è finita. Cominciano le lettere della famiglia in cui impara il testamento. Via, pizzo, caro, la cazzo. No, tanto lì capisce che non esce più di lì. Lì non è via Montalcini, poi non chiede di via Montalcini, perché da poi anche su questo non sanno. Perché in realtà questi signori, diciamo che anche una cosa un po' brutale, questi signori che vengono in commissione parlano con Cicoletti, Faranda, tutti quelli, non so, quali altri alcuni sono morti, che si sono fatti 10-12 anni di carcere, non solo per l'omicidio Moro, cioè questo avvento alla vita, ma per altri omicidi, questi signori vengono in commissione, sanno la verità, questo è il concetto, anzi dico, guarda, se dico quando sono in commissione, queste domande le potete fare a questi qua, non lo rispondo. Io mi nascondo a guardare a lui, perché sono neofita, la cosa proprio, questo atteggiamento schifoso è una cosa che mi... No, quando vino mi invitare.
alternativa, in realtà va avanti. I socialisti tentano in qualche modo di come dire, lambire, voi capite che ci sono quelle intersezioni, perché l'operaio, quando c'erano le Brigate Rosse, però poi c'erano anche alcune fasce intermedie, per cui erano gli irregolari, insomma, quelli che magari tenevano in casa a dormire qualche brigatista, magari non è di chi era, però poi insomma in qualche modo insomma, c'era tutto questo mondo, cercano in qualche modo di contattare questo mondo e tuttavia non si arriva a una soluzione definitiva. Tra l'altro quando Moro comincia a far emergere emergono alcuni degli scritti di Moro, perché guardate, le Brigate Rosse dissero una cosa molto importante. Moro sarà giudicato il tribunale del popolo, poi tutto quello che dirà verrà reso noto. Fu un'altra delle balle clamorose, perché loro non resero noto tutto quello che Moro cercò di far uscire, non resero noto il memoriale, parleremo di Moro e penso il processo, quindi poi il memoriale era una risposta alle loro interrogazioni. Quindi non resero noto il memoriale, qui c'è una storia infinita, magari qua la discuteremo. E che cosa si fece? Si tentò di screditare dicendo no, quello non è un uomo che non conosciamo, quello è un nuovo soggetto, le lettere che arrivano è un uomo che lui dice scusate, e si sospettava che fosse un soggetto, però che il soggetto sai lo droga, non è tenuto in condizioni di cattività, non è per cui non ragiona. In realtà non stanno così più di un Savino Cassese, grande costituzionalista, ovvero questo è il Moro vero, il Moro vero è quello che dice si salva la vita umana. Ma Moro, attenzione, anche Martelli dirà una cosa molto precisa in questo senso, ma non è che Moro intendeva soltanto salvare la vita umana, salvare la mia, cioè Moro nelle lettere si spiega bene, diceva fatemi capire, traduciamo in termini concreti, cos'è questa storia del l'onore dello Stato non si può trattare perché sennò lo Stato in qualche modo viene meno. Ovviamente trattare significava per esempio liberare qualche obbligatorio. Una delle cose che si stavano facendo, viene ammazzato, dirò perché in quel momento, era liberare una brigatista che tutto sommato non ha ammazzato nessuno, era malata di cancro, insomma si poteva anche liberare. Perché questa operazione era già stata fatta con diverse volte. Nel senso che nel nostro paese, vi faccio una domanda cattiva, un po' cattiva, domandatevi perché da noi non succede mai che arriva un camioncino che va su una strada, taglia via 10 persone e li lascia. Qualcuno dice perché esiste il lodo Moro, in realtà non è il lodo Moro, è il cosiddetto lodo Moro, ma non è il tema di Moro. Noi facciamo una... in Italia c'è stato un accordo con i palestinesi, il mondo medio orientale, tra cui anche i palestinesi quando erano terroristi, facevano saltare le diociamo gli aerei, per cui se non toccavano l'Italia potevano passare, siamo messi in una condizione tale che rischiavamo di distruggere, cioè, loro un po' le armi ci passavano attraverso, no? Questo è un po' il problema, e quindi noi avevamo questo patto. Tant'è vero che i terroristi, chiamiamo così, che il mondo medio orientale, tra cui soprattutto l'Europa, si attivano perché sono proprio loro che avevano contatti con la mafia, con le BR nazionali, sapevano cosa stava succedendo e avevano allertato il colonnello Giovanni Monte, uomo molto legato a Moro nel Medio Oriente, il quale ha detto state attenti perché succede qualcosa, pochi giorni prima che succedesse qualcosa. Quando arriva il comunicato di Giovanni Monte, dice state attenti, sta capita qualcosa, stanno avendo un comportamento, lo prendono, lo mettono da una parte, non lo considerano. Questa è una delle tante cose che non considerano. Qualcuno non ha voluto considerare. Quindi succede che loro vorrebbero anche dare una mano per liberare Moro, si metterebbero a disposizione, insomma. Però anche loro al loro interno sono spaccati in due azioni, e comunque non trovano un interruttore da una parte. Allora Moro dice questo, ma scusate, Sossi è stato un rapimento, Sossi è stato pagato per scatto. Poi Franceschini dirà una cosa molto importante, questa magari una prova. E Moro dice scusate, ma noi lo abbiamo sempre fatto, no? Ci sono stati momenti in cui
persone che prendono i terroristi mandati in altri paesi, cioè tu prendi questi qua che hanno avuto modo, li mandi che ne so io, in Libia, in Arabia Saudita, o prendi non questi, ma qualcuno di questi, che questi sarebbero pensati, qualcuno che in caso lo mandi in Arabia Saudita, cioè questo comportamento lo abbiamo sempre detto, fatemi capire perché oggi non so che tenere. Lui dice, non è il problema solo della mia persona, cioè non capisco, e allora si rivolge al suo amico, così che dice, cioè io capisco Andreotti, sapete chi è Andreotti, cioè capisco Andreotti che è cinico, che è tutto quello che vuole, ma fatemi capire perché oggi secondo voi questa cosa non si può fare, perché non si può fare questa cosa qua, perché non può, l'America non lo voleva, l'Unione Sovietica non lo voleva, le brigate, le nuove brigate rosse, cioè le brigate di Moretti, non lui, le brigate rosse di Moretti, cioè quelle infiltrate, non le volevano, e qui dobbiamo stare attenti, non lo Stato non voleva, attenzione, perché sennò noi diremmo che il nostro Stato ha ucciso Moro e gli ha fatto marcio, non è vero, pezzi dello Stato, pezzi dei servizi segreti degli atti, l'AP2, e tutto un mondo particolare non voleva che il disegno di Moro si potesse concretizzare, questo era il problema. Poi c'erano tante altre brave persone per bene che hanno tentato in qualche modo di agire perché si potesse uscire da questa combinazione, però tenete presente che allora tutto quello che noi oggi sappiamo sulla P2 non si sapeva che dentro della P2 c'erano generali, dei carabinieri, della polizia, uomini di altissime qualità, politici, giornalisti, uomini dello Stato, cioè c'era dentro di tutto e di più. Non diciamo anche chi c'era dentro, diciamo che c'era dentro anche i fratelli della Chiesa e che dalla Chiesa l'hanno fatto entrare. Questo è un problema su cui si sta scontrando oggi i figli della Chiesa con alcune commissioni. Quindi attenzione che dentro quel mondo c'era anche questa situazione. Quindi in questi 55 giorni che cosa si dice? Bene, ma siccome non è più lui, qual era la preoccupazione maggiore per chi non voleva che Moro tornasse a casa? Che qualche pezzo delle nostre forze di polizia, dei nostri servizi speciali, cioè forze di polizia normali, ma poi ci sono servizi speciali, della marina, piuttosto che potesse in qualche modo entrare in un corpo di più. Perché in realtà dove Moro era? Lo spero. Potesse entrare in un corpo sbaglio. Allora ci arriviamo in due. Qual è? Ok, se succede che Moro viene entrato, lo si prende, non lo si porta a casa, ok? A casa lui non ci torna per almeno 6 mesi. Si porta da qualche parte, gli si lava il cervello sostanzialmente e poi lo si porta indietro. Io mi astengo da dire che non deve lavare il cervello, ma non è per l'autonomia, perché se no non deve lavare il cervello, non è una cosa. Perché loro obiettivamente sapevano anche molte cose, insomma, e oltretutto noi sappiamo che c'è stato uno scambio dentro fuori tra la prigionia. I brigatistici nel memoriale ci dicono Moro è stata messa in via Montalcini dentro in questo abitacolo per 55 giorni, appunto. Non è assolutamente vero, l'autopsia ti dicono che questo signore che per noi che oggi siamo più giovanili, però aveva 62 anni, ne dimostrava un po' di più, stava 75 anni, questo signore in realtà era stato ben nutrito. Si lavava regolarmente, che non poteva essersi lavato in un catino lì davanti, ma faceva regolarmente anche più volte al giorno, aveva una muscolatura bella soda, quindi non è possibile che fosse stato rinchiuso in un buco, oltretutto era anche un po' abbronzato e aveva tra le tasche anche alcuni un po' di sabbia, un po' di cose, per cui non era stato tenuto dentro di come lo dico, quindi loro continuano a lavorare. Il problema è che soprattutto i primi processi, che cosa succedeva? Partivano dal memoriale di Mamoruce 40. Che cosa è il memoriale di Mamoruce 40? A un certo punto Mamoruce 40, che erano stati in disaccordo con l'omicidio di Moro, non erano d'accordo con il suicidio, si staccano dalle biere di Moretti. Vanno nella casa di una signora che è la figlia di un certo Conforto,
il quale tra l'altro è agente del KGB, ma già agente dell'Ovra, del partito fascista, quindi vi lascio immaginare che situazione, in che situazione, e in qualche modo gestiscono la loro resa, perché hanno paura di stare in capo di noi, gestiscono la loro resa. Tra gli anni 82-83, insieme ai servizi segreti, in buona sostanza, e non colpisce il popolo, scrivono un memoriale in cui raccontano la loro storia. Quel memoriale diventa la base su cui si istruiscono i processi. Cioè, io, magistrato, sono lì e dico: bene, signor Moretti, cosa è successo in quel momento? È successo che Moro è stato, che noi è stato, non so, chiuso dentro in un abitacolo, quando ucciso è stato ucciso così, così, così. Non è che il magistrato prendeva e dice: scusi, ma io ho una consiglia che mi dice un'altra roba. Mi dice: come mai c'è questa contraddizione tra quello che dice lei? E non gli vengono tutte queste domande. Cioè, si parte dal presupposto di quello che dicono loro e viene della sede, cerchiamo di chiudere questa storia, non andiamo a, come dire, rivangare oltre. E questo è il problema che si pone. Quindi Moro, vi ricordate il famoso comunicato del lago della Duchessa? Quando si dice Moro è morto, lo trovate al lago della Duchessa, il comunicato è falso. Viene scritto da un certo Tonio Cucchiarelli, che è contiguo alla banda della Magliana. E che cosa, perché si fa questa operazione? Viene buttato a Pizzenick, il famoso signore americano che viene a dare una mano per cercare, diciamo, insomma, l'esecuzione, ma lui è convinto della sua posizione, di quest'uomo, come anche in qualche modo anche possibile. Cioè, così lo dice, io ero convinto che nel momento in cui ho rifiutato la trattativa, Moro moriva e queste così dovevano andare le cose. Si fa quella operazione per testare la reazione della gente rispetto a una probabile morte di Moro. Ok? Cioè, io dico che Moro poi si rivela falso e si rivelano falsi poi tutta una serie di passaggi, ma di aggrado, ma capite che in quel momento l'operazione era screditare, perché se noi diciamo quello che lui scrive è vero, siamo americani, ma soprattutto noi c'è stato dire che io sono al Viminale, sto dicendo, ma noi abbiamo un problema: cosa sta scrivendo Moro nel memoriale e soprattutto chi sta interrogando Moro? Perché c'è un problema grande. Quando noi quello che abbiamo, non abbiamo tutto il memoriale, ne abbiamo solo una parte che poi sono stata recuperata nel corso tra gli anni 80 e gli anni 90, cioè nell'arco di 12 anni di abito nervoso Milano, cioè quello di cui si aveva paura che uno Moro potesse rivelare segreti che guardavano un altro, cosa che in realtà Moro fa. Eppure un'altra domanda: perché il rivelista? Scusate, io prendo il pilastro dello Stato italiano, tutto qua, mi dice una serie di cose. Ad un certo punto, cioè io penso da insolente, dice anche una serie di cose che spiega, le argomenta al suo modo, che Moro spiegava 6 ore, che è venuto presso per spiegarsi, non era quello della convergenza, poi non è che parla di convergenza parallela, ma fai. E capite perché non? Io il brigatista ho tutto l'interesse di dire: ah, che miseria, vedi che ti ho brigato. Questi sono detto, adesso non dice niente, guardate che c'è un piccolo problema, di altre vedete di Moro, non c'è vero un problema. Però loro poi noi scopriamo che avevano in mano tutto, come dovremmo dire, 17 fogli in cui la struttura NATO veniva descritta in maniera precisa e anche vera, ma non è mai portata all'esterno. La struttura della NATO che prevedeva anche il grado esteriano, cioè tutta quella parte della sommersa di persone che avrebbero dovuto rivoltarsi nel caso di UPC, fosse andato al paese in cui avesse vinto le elezioni, per caso, no? Non avrebbe mai vinto, ma se l'avesse vinto si doveva attivare il grado dello Stato italiano, che Moro conosceva benissimo perché era sicuro. Ma le Brigate Rosse non dicono. Quindi noi rimaniamo a Moro che in pratica viene in qualche modo delegittimato.
abbiamo visto che le cose non stavano così, quando abbiamo costruito il percorso abbiamo capito che non stavano così, però in realtà in quel momento mi sono chiesto che c'era un poveraccio che veniva a salvare la sua vita e tutto quello che sarà stato. Immaginatevi a lui toccare la nostra notizia di niente, immaginatevi come si è sentito, capite che immaginatevi come si è sentito, cioè capito veramente quale lui da uomo estremamente più intelligente di tutti gli altri messi insieme, perché era lui che li governava, ha capito che cosa stava facendo. Quindi questo è un po' la situazione che si crea a un certo punto. Arriviamo alla morte, 9 maggio del 78, viene ritrovato in questa, come detto, in questa questa macchina. Cioè, chi è Caetano, ma lui è ucciso in Europa. Ecco. Cioè, si è capito, anche da quello che avete verificato con la commissione, si è capito perché si è arrivata questa, la morte proprio in quel momento, cioè quando è stato deciso e perché è stato deciso di ucciderlo, o sì. Ancora non delle cose. Ci sono ancora due discorsi. In realtà in quel momento c'è un'accelerazione, nel senso che si pensa che Moro pensasse di essere di terra. C'è un'accelerazione. Noi sappiamo che l'assistente di Moro, quindi il tribunale verso le 12:30, e a cui si dice guarda, vai via Caetano, c'è la macchina, un modo così, e quello che noi sentiamo anche un paterezza, e lui dice no, io non lo voglio, piangere, dice ma no, io non vado, era il suo assistente, per cui dritta, quindi cioè, sentiva. Si sente lo suono che piange, che dice al brigatista, no, lui dice, no, vai, c'è la macchina di Moro. In realtà i brigatisti aspettano un po' a fare questa telefonata, perché? Perché quella mattina in realtà si dovrebbe riunire per la prima volta dopo il rapimento di Moro il consesso della democrazia cristiana. E lì in qualche modo Fanfani aveva dovuto parlare, qualcuno di loro aveva dovuto parlare in favore del fatto che si poteva tentare un'operazione di contrasto, appunto era già pronto anche il presidente Leone, cioè aveva la carta in mano, bastava che questi dicessero che lui la firmava, liberare la brigatista che stava a mano, cioè di fare un'operazione per mandare un segnale e dire non uccidete, non aspettate, perché insomma qualcosa si può fare. Il problema è che questo viene, lo stesso Leone dice, in realtà loro tutti i nostri passi li conoscevano fino a oggi, non sapevano cosa fare adesso, che non io l'ho fatto, e c'è un'accelerazione per cui Moro viene ammazzato. Quindi chi vuole che Moro viene ammazzato, in qualche modo arriva prima, perché è saputo prima, di quelli che in qualche invece dicono, vabbè ragazzi, adesso basta, però cerchiamo di andare a rimuovere il cielo, perché stiamo arrivando a pericolo, sono 45 giorni, vediamo che portiamo a casa. No? Quindi avviene questo pezzo, quindi non è tutta la democrazia cristiana, non è così. E anche il PC era consapevole che si stava puntando a questa operazione. Purtroppo chi questa operazione non la voleva, ma qualcuno perché era convinto anche di questo. E poi perché proprio non si voleva che l'operazione fosse avanti, chi opera questa, fa questo principio, che poi viene raccontato in un modo reale. Avviene nella modalità in cui loro dicono che avviene, non è così, poi non so se vi adesso, perché come noi abbiamo mandato la RIS via un vaccino, è stato praticamente tutto un giovedì dalla mattina fino circa alle 6 di sera a ricondurre in tutti i modi la modalità in cui CGR e brigatisti in cui Moro è stato ucciso. Nulla, cioè il rischio è molto caldo, molto attento, ma lo scopri, non so cosa è successo, come stanno, se è successo così, se non addirittura altamente impossibile che sia accaduto quel tempo di brigatisti, per cui forse non lo hanno neanche ucciso loro direttamente, cioè di
Indirettamente sì, ma direttamente però non è andata come è andata, poi mi capo un po' per il pezzetto, ma sicuramente non è andata come è stata trattata, periodo come vi ho detto, Goron viene ucciso, come dicono loro, buttandogli la coperta, sparandogli, non 11 colpi, in realtà io sono stati 12, ma quelli erano veri, prima 3, poi gli altri 9, ma poi addirittura c'è un 12° colpo. Ma anche perché dall'autopsia i colpi che Moro prende sono dall'alto verso il basso e sulla sinistra, voi capite che uno che è tagliato così può ricevere a destra e in realtà si ritiene che non è stato ucciso lì perché il Reis ha fatto tutte le valutazioni, ma il garage non era in grado di contenere la remoulle amaranto, aveva trovato una porta basculante, calcolando anche il fatto di aprire il portellone dietro, che uno doveva avere almeno un piccolo spazio per poter sparare, perché aveva sparato sia con una mitraglietta Scorpion, con una pistola, con due o tre armi. Poi hanno detto di aver trasportato un uovo dal primo piano fino in una cesta fino al garage. Ora, francamente uno c'era prima di ammazzarlo lì sopra, che non si capisce, e poi il gesto non è stato fatto, una verifica se c'era il corpo di Moro e quant'altro. Chi è stato lì, siamo stati lì effettivamente a provare, sia pure una delle due, la mitraglietta aveva un silenziatore non molto funzionante, ma anche ammettendo un silenziatore molto funzionante, i colpi esplosi, che loro dicono che era ammazzato Moro alle 6:30 della mattina, secondo l'autopsia è stato ammazzato intorno alle 4. I colpi esplosi avrebbero come minimo svegliato tutto il palazzo. Sicuramente sentire appena come delle bombe, lo sentivano al primo, secondo, al terzo piano, botte del cervello, cioè di tutti. Immaginate che se alle 6:30 della mattina vi scoppia una specie di bombe, sentirete 11 colpi che sono come delle bombe, anche 7-8, scendete tutti a vedere cosa è successo in garage, perché mi pare evidente. C'è niente di autentico in quello che dicono. Il RIS ci dice che ma non era neanche materialmente possibile che loro riuscissero a fare quel tipo di operazione. Lui è stato molto probabilmente portato da un'altra parte, ammazzato da un'altra parte. La cosa più probabile è che fosse seduto o dietro la macchina o sul bagagliaio. Tanto è vero che ha visto la persona che gli sparava, che ha puntato l'arma e ha alzato la mano per difendersi, perché era una ferita molto profonda al pollice sinistro. Calcolando che loro se lo fanno vedere così, se una pallottola avesse anche per sbaglio colpito il pollice, che è stato difficile per colpire il bacino, non è possibile, mette la mano per il pollice, vengono stati tre colpi, comincia a perdere sangue, quindi vengono messe delle fazzole in carta. Alla domanda in uno dei processi, un magistrato fa la domanda: ma scusate, perché gli avete messo i fazzoletti e perché perdeva sangue? E lui dice: scusate, se era dentro nel cofano sdraiato, che problema c'era? Perché si è dato assolutamente lì? Non hanno saputo rispondere e hanno detto: ma forse non ci siamo, Moretti è andato in palla, perché poi hanno detto che era stato Moretti a sparare, poi che era stato Gallinari, poi che era stato Maccari, però Maccari è morto, però poi niente, poi ogni processo ne diceva una. Quindi lui è stato ucciso in quella posizione, viene poi buttato nel bagagliaio, gli viene sparato ancora circa 9 colpi e poi con una risposta ha sparato il 12° colpo, non il 12, quello non lo dicevo, il 12. Tra l'altro, né io non tenevo sulla macchina, né altro più, mostrò né tutti i box, né anche tutti i colpi, neanche nel corpo di Moro. Quindi, il corpo di Moro, però, e qui c'è la famosa, l'abbiamo, purtroppo me ne racconto un pezzo, perché l'altra parte è segretata, non la posso raccontare, però il corpo di Moro presenta una modalità di uccisione particolare, nel senso che i colpi sono stati sparati intorno al cuore in maniera tale da fare una specie di corona ma senza disfare l'organo vitale. Ecco perché qui è 45 minuti a morire, perché non viene sfasciato l'organo vitale. Quando il carissimo Moro, che è il responsabile del carcere di
italiane Don Guglioni, italiano a opera, ha lavorato tantissimo, era amico carissimo di nuovo, va a vedere l'autopsia, perché era amico, va a vedere l'autopsia, vede quella cosa e lui riconosce una firma e dice: io sono stato, non lo so fare, è un segno classico, perché un giovane che era stato della 'ndrangheta, che era stato, si può dire, che era stato nel caso di Giova quando era ragazzo, era solito uccidere con una firma, perché poi anche in le romanie, con una firma particolare che era questa. E quindi dopo Ioni dice: io non so chi sta. E quindi non furono la lista di luce che poi sappiamo che, però perché sappiamo, abbiamo poi come commissione saputo, abbiamo avuto una testimonianza, una serie di cose, mi fermo lì. Questo tra l'altro è stato un lavoro che cui però mi devo fermare perché non posso dirlo. Comunque questo Don Guglioni dice, perché questa è la modalità con cui lui viene ucciso. È evidente che non fu ucciso da una guerra, da mancare la voce, non ucciso da nessuno di loro, ma viene ucciso dalla 'ndrangheta. Quindi molto probabilmente, come succedeva in maniera una cosa strana, se lo sono anche passati di mano tra la banda della Magliana, la 'ndrangheta, dalle Brigate Rosse, si sono passati di mano tutto l'uomo prima di arrivare ad ucciderlo, e ucciderlo prima che qualcuno davvero cominciasse a ripensare alla confine della fermezza e dire: ragazzi, fermi, perché stiamo andando di più. Questo è un po' la fine della situazione. Poi verrà dato con Morco Moro, verrà dato improvvisamente. Ecco, c'è anche Casimir in questa storia, che è un brigatista che parteciperà all'uccidio di Chefani, sarà presente nei vari passaggi e che adesso è in Nicaragua. Libero. In Nicaragua gli abbiamo chiesto estradizione anche adesso, capendo che è anche morto per questo nicaraguense. Casimirri, però, abbiamo scoperto che ha goduto di appoggi che ne dà basta. Casimirri è figlio di un altro dirigente del Vaticano. Tra l'altro il nonno era quel Cornelio Coelho, quel figlio che c'è stato con Nicolas Cage, la prima volta. Questo signore è il nonno di Casimirri. Lui è figlio appunto di questi importanti dirigenti vaticani e amico della famiglia Giovanotti. Nel 2017 Giovanotti ha detto che lui aveva una grandissima ammirazione per questo Alessio, cose, insomma, non c'entra niente. In realtà è proprio il papà di Giovanotti, questo gli va dato atto, che in quegli anni mette la polizia sulla pista giusta, però Casimirri vengono forniti anche alla famiglia, vengono forniti soldi, passaporti falsi, viene fermato, non viene mai arrestato, riesce con la Granati, quella signora che ha detto che stufa con la moglie Granati, che è una terrorista che ha fatto parte dell'eccidio di Chefani, è proprio la signora che passa col mazzo di fiori, quella che blocca la macchina di Moro, la moglie di Casimirri. Questo signore riesce ad un certo punto a passare attraverso in Europa, un giro, arriva fino in Nicaragua. Noi scopriamo che lui, perché la sua moglie è nicaraguense, e chi ha una divinità patologica, verrebbero sottoposta dalle servizio, cioè veniva picchiata pesantemente dal marito, che le voleva portare via anche il figlio Alejandro, e si rivolge alla polizia nicaraguense e dice: guardate che io sono comunque un Giovanni Battista di Incopalo italiano, che in realtà è il latitante Casimirri. Da lì noi sappiamo che c'è Casimirri, che è lì, fa questo dopo e fa anche tutte queste cose, però assolutamente. In Nicaragua lo fida dalla dichiara la moglie, lascia il figlio alla moglie, però quando noi chiediamo questa lezione cerchiamo di mandare anche se questo ci prende in giro in buona sostanza, continua ad avere soldi dalla famiglia perché è molto ricca. Ecco, anche questo, noi abbiamo trovato un tesserino di Casimirri, poco prima che lui se ne andasse dal